La sua storia ricorda per certi versi quella di Carlo, l'attuale re d'Inghilterra, ma con una sola importante eccezione. Mentre infatti Carlo nasce per diventare re, ci sono voluti più di 70 anni, però alla fine è appunto diventato re d'Inghilterra, nessuno all'epoca avrebbe scommesso nemmeno un sesterzo che Claudio sarebbe poi diventato imperatore. Il figlio di Druso, infatti, e di Antonia Minore, non aveva proprio le caratteristiche per diventare imperatore, non aveva il physique du rôle, era, secondo alcuni suoi contemporanei, addirittura deforme e non troppo intellettualmente dotato, diciamo. Si dice che la madre, per offendere qualcuno, addirittura gli dicesse: sei più scemo addirittura di mio figlio Claudio, quindi non era ben voluto nemmeno dalla sua stessa famiglia, evidentemente. E quindi Claudio vive in secondo piano, vive una vita ritirata, non partecipa alla vita attiva della Roma di quel periodo, alla vita politica di quel tempo, ma si dedica soprattutto allo studio della storia, allo studio della letteratura, e avrebbe probabilmente trascorso così tutti i suoi anni a venire. Se non fosse che alla morte di Caligola, all'uccisione di Caligola, non si trovò nessun altro pronto a salire al trono. Gli altri possibili imperatori erano stati uccisi e oggetto di congiure, quindi Claudio, suo malgrado, si ritrova nel posto giusto al momento giusto. Ora, non proprio nel posto giusto, perché da quello che ci racconta Svetonio, Claudio si era nascosto, appunto, avendo saputo della morte di Caligola, temendo di fare la stessa fine, e lo si ritrovò, diciamo, in una maniera non propriamente degna di un imperatore. Sentite qua. Trascurato dagli uccisori di Caligola, egli s'era nascosto in una sala dietro alle tende. Qui un soldato semplice, visti i piedi, lo tirò fuori e, riconosciutolo, lo salutò imperatore. Insomma, la sua salita al trono fu certamente comica, ma pare, a sentire almeno alcuni dei suoi contemporanei, che Claudio fu un ottimo imperatore, giusto, dotto comunque, questo lo sapevamo perché tutti i 50 anni prima di diventare imperatore lui li aveva trascorsi studiando, diede anche delle grandi opere pubbliche a Roma, l'acquedotto Claudio, che si conserva in gran parte ancora oggi, e costruì poi il primo grande porto sul mare, che poi venne affiancato successivamente da quello di Traiano. Ecco, l'unica pecca, diciamo, nella vita di Claudio fu quella di non sapersi scegliere in effetti le mogli. La prima, Messalina, aveva infatti immaginato di poterlo far fuori, ma fu scoperta e messa a morte prima che potesse appunto compiere questo delitto. La seconda, Agrippina, pare che riuscì a compiere invece l'impresa. Non è stato mai ben chiarito come, ma Claudio pare morì stando a tavola, probabilmente per un avvelenamento, e sarà al trono poi il figlio di Messalina, appunto Nerone. Su una cosa appunto tutti concordano, e qui lo dice ancora Svetonio: il divo Claudio fu avvelenato, ma non si sa con certezza in quale circostanza né da chi.